Ma buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, dove oggi, dopo il primo video, quindi su tutta la struttura per i pomodori realizzata con le canne di bambù, andremo a realizzare una struttura per i pomodori. Infatti guardate che struttura che ho realizzato, pali da 3,50 m piantati 60 cm di profondità con un bel filo sopra, non so se si vede. E dopo faremo partire tutti i fili per ogni pomodoro, ovviamente compreso di tiranti. Diciamo una bella strutturetta che mi ha impiegato all'incirca un'ora del mio tempo per realizzarla. Però diciamo che non va da nessuna parte, sono pali da 10-12 cm. Questo qua è olmo, ottimo legno, indistruttibile. Invece questi qua sono un po' delle piante un po' più brutte, piante matte che erano nate lungo il fosso che ho tagliato questo inverno. Piantate tutte 60 centimetri all'incirca, dopo magari un centimetro più, un centimetro meno. Come vi ho raccontato anche nel video scorso, scusate anche se sono sporco, stanco, ma è tutto il giorno che lavoro, stiamo facendo un sacco di lavori a casa, sto facendo anche un sacco di lavori in orto, infatti potete vedere un po' di cose nuove, là una montagna di terra e non è finita. Sto facendo tanti lavori, stiamo facendo tanti lavori, non soltanto io. Come stavo dicendo, nel video scorso vi ho raccontato che le piante di pomodoro, soprattutto alcune varietà, tra virgolette quasi tutte, hanno bisogno di un sostegno per crescere belle erette, belle dritte. In questo caso abbiamo realizzato una struttura con canne di bambù legate a 30 cm l'una dall'altra, con una bella struttura anche qua, quindi con tiranti, filo di ferro dove non può cadere niente. Anche perché, come vi ho già detto, le cose bisogna farle bene, perché sennò dopo ci vuole un attimo e cade tutto. Esperienza che ho fatto l'anno scorso con i fagioli, avevo fatto una struttura per tenere sulla rete non proprio robusta ed è caduto tutto. Comunque potete vedere anche le belle piantine di pomodoro, se le vedete un po' bianche perché ho fatto dei trattamenti con la zeolite cubana. Usciranno sempre dei video su dei trattamenti da fare un po' tutto all'orto e anche a tutta l'erba che nasce, ma qua non faremo trattamenti ma faremo lavorazioni, video futuri. Quindi, per fare questa struttura, per tenere su i nostri pomodori, abbiamo varie possibilità. Una sono le canne, uno è un metodo aziendale, un metodo industriale che viene soprattutto utilizzato nelle serre. Ma perché questo? Perché nelle serre abbiamo tutti dei tubi dove possiamo legare i fili per far arrampicare le nostre piante di pomodoro. Diciamo che la pianta non si arrampica, ma siamo noi che gli diamo la giusta via per andare verso il cielo e quindi crescere bella dritta. Che dire, qua ho già messo giù qualche filo, ho fatto la prima parte all'incirca una ventina di pomodori, quindi potete vedere là c'è un tirante, abbiamo tutto il filo, spero che si riesca a vedere. Che dire, è molto semplice, l'unica cosa che dobbiamo fare all'esterno è fare una struttura. Ovviamente voi potete farla con mille modi diversi, io in questo caso ho usato pali di legno perché ce li avevo, ho usato del filo di ferro perché è la cosa più economica, volendo potremmo mettere anche magari un cavo d'acciaio, ma costa molto di più e secondo me un bel filo da 3 mm messo doppio è la cosa migliore. Quando legare le piante con il filo bisogna farlo quando sono abbastanza grandi, all'incirca una quarantina di centimetri. I mille vantaggi di realizzare una struttura del genere sono, come vi ho detto, mille: struttura molto più economica, molto più veloce. Perché più economica? Perché dei pali costano veramente poco, dalle mie parti costano pali altri 4 metri, siamo sui 5-6 euro. Siamo su un diametro 8, diametro 10. Dopodiché una matassa di filo di ferro costa all'incirca 5 euro di 50-60 metri. La cosa che può costare di più tra tutti, diciamo, è la matassa di filo. In questo caso qua sono 800-900 metri per chilo. Un buono spessore, volendo ci sono spessori più grossi e più fini. Quello che di solito utilizzano è un 1100 metri su chilo. Io mi trovo molto bene con questo, anche perché è abbastanza grosso e non andiamo tanto a schiacciare la pianta. Mi sono già trovato bene, l'ho già utilizzato e vedo che i risultati sono buoni. Dopo ovviamente andiamo a vedere il tutto come si fa nel minimo dettaglio, quindi aspettate un attimo, seguite tutto e vi ricordo anche di iscrivervi, attivare la campanella, lasciate anche un bel pollicione in su, facciamo 6-700 per questo video. Bene, ora possiamo pure continuare. Come vi stavo dicendo, una struttura del genere è molto migliore perché è molto più flessibile. Quante volte sto dicendo molto? Perché è più flessibile, perché vedete la pianta con il vento si può muovere dove vuole. Questo qua ci permette di non far spezzare la pianta, cosa che può accadere con le canne di bambù.
perché pensate, legata su una struttura molto rigida, la struttura può cadere, oppure con tanto vento le foglie fanno molta deportanza e andranno a strappare la pianta. A me è successo, ne ho rotte all'incirca l'anno scorso 5 o 6 quando vengono su quei temporali estivi molto molto forti. Che dire, direi che possiamo prendere la misura del filo, ve l'ha fatta un po' voi, in questo caso è alta all'incirca 2,40 m, 2,30 m, così la pianta si può sviluppare molto in alto. Ovviamente quando arrivo in alto con la pianta la prenderò e la farò tornare giù, ma credo che quando arrivo in alto mi serviranno anche i trampoli per andare a legarla lì sopra. Ovviamente per fare tutta questa struttura qua abbiamo bisogno di fili, quindi fili con un nodo sopra e fili con un nodo sotto che si vanno a legare al pomodoro. In questo caso io faccio un nodo del genere che dopo andrà attaccato al filo, quindi superiore, ora vi faccio vedere. Molto semplice, lo lancio su, lo faccio passare sopra e dopo infilo questo filo qua all'interno di questo buco qua. Fatta questa cosa qua, tiro finché arriva su. Dopo ovviamente tiro, lo metto in posizione sopra il pomodoro, guardo che sia all'incirca preciso, al massimo correggo un po', ora vedo che è preciso, quindi a posto. E se voi guardate abbiamo all'incirca 5-6 cm in più sulla pianta, che è la misura giusta da avere, non deve essere né troppo lungo né troppo corto, all'incirca 5-6 cm di scarto. Perché questo? Perché dobbiamo fare un nodo molto lasco. Andiamo a vedere dopo. Ovviamente questa cosa qua dobbiamo ripeterla per tutte le piante che abbiamo. È vero, è un po' macchinosa, però vi dico, in due persone in 10 minuti la fate. Magari uno prepara tutti i nodi, l'altro li lancia su e lega le piantine, 10-15 minuti, più di 50 piante ve lo fate. Invece se dovete fare tutta una struttura del genere, pensate voi che dovete mettere i pali, fare la struttura con il filo, perché nel caso mio, come vi ho già raccontato, siamo in campo aperto, c'è molto vento e potrebbe cadere tutto. Dopodiché bisogna prendere con il filo e legare tutte le piantine. È vero, esiste anche una legatrice, ma pensate voi che tutti quei pezzettini là di spago sono inutilizzabili. Invece dei pezzi del genere sono utilizzabili. Perché? Perché vado a mollare lo spaghetto qua sotto, che è molto veloce, basta tirare qua e si molla lo spaghetto. Dopodiché prendo, tolgo il filo superiore, tolgo tutti gli altri fili e io ho 2 metri, 3 metri, 4 metri, dipende quanto alto volete fare la struttura, che si possono utilizzare per mille scopi. E vi dico che in agricoltura i fili servono. Servono dappertutto. Quindi prendiamo il filo, andiamo a fare una legatura all'incirca 10 cm d'altezza e come potete vedere non vado a tirare di molto il nodo, è molto molto largo. Perché questo? È perché il filo non deve essere troppo stretto, perché se la pianta cresce si blocca e dopo viene tagliata. Successivamente avvolgiamo la piantina, ma questo qua ve lo faccio vedere dopo. Seconda pianta, secondo nodo, prendiamo, facciamo il nodino ed ecco qua a posto. E dopo basta prendere e attorcigliare la piantina. Più semplice di così non ce n'è. Dopodiché voi direte, ma se fai il nodo troppo lasco potrebbe essere che dopo si toglie. No, non si potrà togliere mai e non può neanche andare su e giù. Ora vi faccio vedere. Noi facendo un nodo molto lasco, magari sotto una foglia oppure anche non sotto una foglia come in questo caso qua, e dopo andando ad attorcigliare subito la piantina, potete vedere che non si può spostare, è immobile. Questa cosa qua ci permette di non strozzare la pianta, ma anche di fare un buon lavoro. Quindi ora che dire, prendo, continuo, arrivo fino alla fine e dopo continuiamo con il da farsi a farvi vedere come legare tutte le piantine. Come vi stavo dicendo, ho continuato a legare i pomodori, nodo molto lasco, attorcigliato alla piantina. Quindi il nodo l'abbiamo visto come farlo, ora magari ve lo faccio anche rivedere in modo che chi se l'è perso oppure chi non ha capito bene possa capirlo bene. Quindi legatura molto molto semplice, facciamo così, facciamo un piccolo nodo intorno alla pianta e non tiriamo, deve rimanere all'incirca un centimetro di foro. Ovviamente quando la pianta si ingrosserà questo nodo qua si allargherà, quindi per quello che bisogna lasciare all'incirca 5 6 7 cm di eccesso, dopodiché si va ad attorcigliare tutta la piantina. Ok, quindi come legare il filo alla piantina l'abbiamo rivisto, ora andiamo a vedere come attorcigliare il filo alla piantina, perché se no mettere il filo non serve a niente. Ok, quindi abbiamo la nostra piantina, molto semplicemente il filo deve rimanere fermo, giriamo la piantina, alla piantina non succede assolutamente niente. Prendiamo, giriamo, facciamo all'incirca
un giro sotto ogni foglia in modo che si riesca a bloccare bene e voilà, fatto tutto, più semplice del previsto, una cosa velocissima. Quindi andiamo a vedere anche con questa pianta qua. Prima cosa andiamo a fare il nodo sotto la pianta. Ok, nodo fatto, dopo si prende la piantina e si fa girare. Quando la piantina crescerà, queste foglie qua volendo si possono anche togliere perché non servono più. Quando la piantina sarà cresciuta, molto velocemente prendiamo la nostra punta e andiamo ad attorcigliarla al filo. Questa cosa qua la ripetiamo per tutta la crescita della pianta. Ovviamente la stessa struttura che abbiamo fatto là dovremo farla anche con l'ultima prova di pomodori. All'incirca una trentina di pomodori coltivati a 60 cm. Perché questo? Perché all'interno metteremo tutti i fagioli, come abbiamo fatto in quella proda là, che qualcuno sta anche uscendo, ad esempio quello là. E con questo io direi che uscirà magari anche un video su come realizzare una struttura del genere, che volendo può rimanere qua anche anni, perché questa qua uno o due anni ci può rimanere. Ebbene sì, come vi stavo dicendo, forse non ve lo stavo dicendo, una struttura del genere può rimanere qua anche per molti anni. Come vi stavo dicendo prima, dei pali del genere, se andiamo a trattarli bene, quindi facciamo un trattamento magari sotto con del catrame oppure le bruciamo, riusciamo a farle durare 4-5 anni, anche di più, dopo dipende da palo a palo. I fili resistono un sacco, il filo di ferro anche, ovviamente se dopo usate filo di ferro scadente vi durerà molto poco. Una cosa che si potrebbe fare è lasciare qua tutta la struttura, magari persone che non vanno a lavorare sotto qua perché fanno tutti i lavori manualmente, prendiamo, togliamo soltanto i fili che dopo molto semplicemente si vanno a sfilare da quel filo là, si toglie il nodino da lì sotto e abbiamo tutta la struttura libera. I fili si prendono e si mettono via per la stagione successiva, ma tutta la struttura più grossa la possiamo lasciare qua. Dopodiché si prende e si va a lavorare il suolo. Questa qua potrebbe essere una buona soluzione per chi utilizza il metodo no dig, aggiungere compost e non si lavora mai il suolo. Altrimenti in mezz'ora potete smontare tutta questa struttura qua ed è tutto riutilizzabile. Abbiamo i pali riutilizzabili, abbiamo i fili, abbiamo il filo di ferro sopra oppure il cavo d'acciaio, dipende quello che mettete. È tutto riutilizzabile e mettendolo tutto in un posto abbastanza asciutto, perché se lasciate tutto in mezzo alla pioggia diventa tutto marcio, riusciamo a far durare il tutto. E grazie a questo il prossimo anno non dovremo affrontare spese, forse dovremo affrontarle se vogliamo ingrandire la produzione. Ma anche oggi direi che ci possiamo salutare, infatti il video termina qua, spero che ti sia piaciuto, spero che sei rimasto anche fino a questo punto del video qua, infatti ti ringrazio se sei rimasto fino a qua a guardare tutto il video e l'hai visto tutto. Ti ricordo come sempre di iscriverti e attivare anche la campanellina. Seguimi anche sui social, ti lascio tutti i link dei social qui sotto in descrizione. L'ultima cosa che ti chiedo è di commentare qui sotto, sì proprio qui sotto, vabbè avete capito, qui sotto vi chiedo di commentare, in modo che dovete farmi domande oppure tutte quelle cose che volete scrivermi, scrivetemele pure qua, io risponderò il prima possibile. Direi che ci vediamo tutti ad un prossimo video, vi ringrazio ancora per essere stati qua con me e io direi che vi saluto e ciao a tutti.